Si va verso due patteggiamenti e due riti abbreviati al processo per la rapina al centro agrielementare di Cepagatti dell'11 luglio del 2022. Questa mattina prima udienza preliminare a Pescara agli ordini del GUP Fabrizio Cingolani per i quattro imputati Cosimo Nobile, Maurizio Longo, Renato Mancini e Fabio Iervese. Per questi ultimi due la pena sarà patteggiata anche in considerazione della loro collaborazione alle indagini. Rito abbreviato invece per Nobile e Longo e udienza aggiornata il prossimo 6 febbraio. Si tratta di un processo importante non solo per le modalità, i quattro armati con il volto travisato presero di mira una guardia giurata che aveva appena ritirato un plico contenente valori per circa 30.000 euro, ma anche perché, stando alle indagini, la pistola sottratta alla guardia è risultata essere l'arma dell'omicidio dell'architetto pescherese Walter Albi, avvenuto il 1 agosto dello stesso anno sulla strada Parco e per il quale sono imputati, oltre al presunto mandante Natale Ursino, anche Cosimo Nobile come presunto autore e Maurizio Longo come presunto fiancheggiatore. Beh sì, il legame che viene dato è che si ritiene che la pistola che è stata rapinata alla guardia giurata in questo processo sia la stessa che è stata utilizzata per l'omicidio, il cosiddetto omicidio della strada Parco, però è un'ipotesi che sarà da verificare. E da parte sua, che legale lo ricordiamo di Maurizio Longo, questo è tutto, come diceva lei, da verificare? Sì, ma è tutto da verificare. Certo, sul processo attuale non è che c'è molto da dire, perché in effetti delle responsabilità sembrano ben radicate, però per l'altro è tutto un altro discorso.